Ciao a tutti Anime Blu, benvenuti a questo secondo episodio di 4 citazioni buddiste che mi hanno cambiato la vita quotidiana. Oggi riprenderò il tema dell'ambiente, dell'essere specchio dell'ambiente che avevo accennato l'ultima volta, con questa citazione che vi leggo subito. Com'è davanti allo specchio? Per trasformare una relazione che ci fa soffrire spesso cerchiamo di cambiare l'altra persona, ma è come buttare via lo specchio con l'immagine sgradita. Solo lucidando il nostro specchio interiore, possiamo trasformare la sofferenza e l'ambiente esterno. Continuare a pensare l'altro mi fa soffrire, oppure lui è il colpevole ed io la vittima, non porta molto lontano ed è decisamente una visione assai poco buddista. Quello che suggerisce il buddismo è di pulire noi stessi trasformando il nostro karma. Occorre assumersi la responsabilità di ogni aspetto della nostra vita, comprese le relazioni più difficili, e desiderare di partire da sé, di partire da noi. Come al solito, tutto inizia quando si smette di incolpare gli altri della propria sofferenza e si decide di cambiare se stessi. Solo allora la sofferenza svanisce e potremo trasformare anche le persone e l'ambiente circostante. Volevo riportare la vostra attenzione sul passaggio focale, che è assumersi la responsabilità di ogni aspetto della nostra vita. Troppo spesso in giro vedo tristemente persone che si lamentano della propria vita, di quanto non piaccia loro il proprio lavoro, di quanto non siano contenti delle relazioni private, che sia in amicizia, in amore, col proprio partner, appunto, con i colleghi di lavoro. Beh, tutto parte da noi, ragazzi. E non è una questione di dire siamo soli, dobbiamo salvarci da soli, anche se in parte è così. La storia è imparare a convivere con se stessi, partire da sé come completamento della propria vita. Proprio in questi giorni, poi questa citazione probabilmente ve la presenterò come terza, consideravo quanto le persone soffrirebbero di meno e avrebbero meno problemi anche nelle relazioni, giudicherebbero meno gli altri, punterebbero di meno il dito contro gli altri se avessero più autostima e più considerazione di sé. Impariamo ad iniziare da noi, ad iniziare dal nostro amor proprio, a volerci bene in primis noi, per poi essere efficienti nelle relazioni con gli altri, perché nel momento in cui noi stiamo meglio con noi stessi, irradiamo questa sensazione anche all'esterno automaticamente, gli altri la recepiscono e possono restarne ispirati e quindi conseguentemente miglioriamo l'ambiente che abbiamo intorno. È una catena, non è una magia, è semplicemente una questione di vibrazioni, di luce, di positività, di come ci si pone nella vita, ed è importantissimo riuscire a mantenere questo atteggiamento anche davanti agli ostacoli. Più gli ostacoli sono grossi, più dobbiamo recepirli come delle sfide che ci permettono di instaurare quei collegamenti. La questione è proprio quella di riuscire a migliorare, trasformare se stessi. Io o me? E ok, siamo esseri umani, quindi magari non ci basta, ma partire dall'idea di avere noi stessi in pieno controllo ci permette di avere delle relazioni salutari, vere, vive e di valore. Creare valore è una cosa importantissima nel buddismo, con gli altri. Quindi spero che siate e siamo tutti quanti specchi di luce, di cose positive, di sorrisi. Davanti allo specchio la mattina, ragazzi, sorridetevi, sorridiamoci, direi, mi ci metto anch'io, perché è quello che ci aiuta veramente a ritrovare la pace con noi stessi, è quello che ci aiuta a ritrovare la pace con gli altri e con il mondo circostante. Spero che anche oggi questa citazione vi sia piaciuta. Fatemi sapere nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate, avete sentito qualcosa di simile o avete qualche autore che conoscete o qualche libro che avete letto che riprende questo tema. Vi mando un bacio, un abbraccio blu e a presto. Stay blue, ciao!